Intelligenza artificiale se ne parla veramente tanto, anche la speaker di prima, Cristina, molto più brava e molto più esperta di me, ne ha parlato. Infatti è una tecnologia che in tanti dicono ci può cambiare il mondo. Il punto è come ce lo può cambiare. E quando voi ne parlate, vi sarete accorti anche voi, che tipicamente chi ne parla si divide in due grandi gruppi. I pessimisti e gli ottimisti. Partiamo dagli ottimisti. Ad esempio, io sono stato invitato a un evento sull'intelligenza artificiale alla Bocconi un po' di tempo fa, qualche mese fa, dove prima di me hanno parlato i grandi player, quelle aziende che stanno investendo tantissimo in intelligenza artificiale. Vedete i loghi dietro di me, no? Sono abbastanza chiari: Google, Facebook, Microsoft e così via. E tutti quanti dicevano che l'intelligenza artificiale ci farà vivere in un mondo bellissimo. Questi sono speaker autorevoli, sono aziende molto importanti, però devono vendere anche i loro prodotti di intelligenza artificiale. Allora io voglio portare un esempio ancora più autorevole. E questa è Fei-Fei Li. Chi è Fei-Fei Li? Fei-Fei Li è una bravissima ricercatrice di Stanford, dell'Università di Stanford, che lavora per creare dei sistemi di intelligenza artificiale che riescono a far capire alle macchine le immagini. Cosa c'è in un'immagine? In un TED di qualche anno fa, 2015, lei, dopo aver spiegato quello che fa, la ricerca che fa, ha finito con queste frasi che vi mostro lì. L'intelligenza artificiale aiuterà la medicina, aiuterà i dottori, aiuterà gli infermieri nel loro lavoro, aiuterà le auto a guidare in modo più sicuro, con meno incidenti, addirittura ci aiuterà a salvare le persone ferite nei grandi disastri, purtroppo sappiamo che ce ne sono sempre di più. E ha finito con una frase che a me piace molto tanto, perché addirittura lei diceva, in questo TED, diceva l'intelligenza artificiale ci aprirà dei mondi che neanche ci possiamo immaginare, delle frontiere addirittura invisibili. Naturalmente non tutti la pensano così. I primi pessimisti, come diceva giustamente il nostro moderatore, il nostro speaker, sono proprio i film di fantascienza. Come diceva, infatti, questa è proprio un'immagine tratta da 2001, Odissea nello spazio, dove questo HAL, no, questo computer HAL, no, H-A-L, una lettera in meno di IBM, dotato di intelligenza artificiale, doveva fare cose fantastiche, invece poi alla fine ha ucciso un astronauta. Qui almeno l'altro astronauta è riuscito a disinnescarlo, a renderlo innocuo. Nell'ultimo, nel più recente film, Ex Machina, invece il robot, la ragazza robot, prende il sopravvento sulle stesse persone che l'hanno creato. Ma sono film di fantascienza, no? non hanno una base vera e propria scientifica. Però anche giornali autorevoli come Supernova portano questi titoli. Un giorno l'intelligenza artificiale controllerà il mondo. E qui non sono più i film, sono degli esperti che lo dicono. O ancora di più, un quasi premio Nobel, come, di tutto rispetto, come Stephen Hawking, dice: beh, l'intelligenza artificiale diventerà più forte delle persone, addirittura fino ci sarà il rischio che decreti la fine della razza umana. Adesso io qui non voglio prendere le parti di una e dell'altra, io voglio fare, in questi pochi minuti che ci restano, vorrei fare un breve percorso con voi per vedere un po', cercare di capire assieme cosa può veramente fare l'intelligenza artificiale e dove invece magari ci resta ancora un po' da lavorare. E incominciamo con quella tecnica che probabilmente molti di voi ne hanno sentito parlare, perché effettivamente ultimamente ha dato dei risultati che qualche anno fa erano totalmente inaspettati. Il famoso deep learning, l'apprendimento profondo. In realtà di profondo, dal punto di vista concettuale e filosofico, non ha molto, perché qui profondo si riferisce semplicemente a strati, no? Gli strati sono quelli gialli, quelli pallini gialli che vedete nella diapositiva. Ma chiamarlo apprendimento astratto sarebbe stato molto meno accattivante. Ma partiamo dai puntini blu di questa rete neurale, perché alla fine è una rete neurale che esisteva anche tempo fa. Scusate, no, partiamo da quelli rossi. Quelli rossi sono le cose che io, l'input, le cose che io do al calcolatore. Nel caso, ad esempio, di Fei-Fei Li, io gli do un'immagine. Gli do un'immagine che è fatta di pixel, ad esempio un'immagine di 1024x1024 pixel. Quei puntini rossi non sono 4 o 5 come sono lì, sono più
di 1 milione, e sono dei numeri, perché i pixel sono i livelli di grigio. Poi ci sono i pallini gialli. I pallini gialli sono delle funzioni parametriche, però è come se fossero delle manopole che si possono regolare al fine di far sì che i pallini blu, che danno la risposta, diano la risposta giusta. Ad esempio, se io do un'immagine di una giraffa, alla fine il pallino blu mi dovrebbe dire che è una giraffa, ma all'inizio quei pallini gialli sono messi a caso e mi dice ad esempio che è un cavallo. Allora esistono delle tecniche per regolare questi pallini gialli in modo che mi dia veramente che una risposta giusta, una giraffa. Ma se ne do un'immagine sola, appena gliene do una diversa, non capisce più niente questa rete neurale. Allora cosa si fa? Si addestra la rete neurale. Addestrarla non è una cosa così strana, semplicemente si inizia a dare tante immagini. Per ogni immagine di giraffe gli si dice che quella è una giraffa e quei pallini gialli si autoregolano in modo da dare la risposta giusta. È proprio quello che ha fatto Fei-Fei Li con grande coraggio a quei tempi, ha trovato miliardi di immagini, le ha date, ha trovato un modo col crowdsourcing di far sì di, si dice, di taggare, di dire che quelle erano tutte giraffe, e a quel punto, se mi va avanti, ecco, mi va avanti bene, e a quel punto la rete è diventata molto esperta. Non l'ha fatta solo con le giraffe, l'ha fatta con tutte le immagini, con i cavalli e le zebre, ma con tutte le immagini che potevano esserci. Ma allora, a quel punto, aveva ragione Fei-Fei Li o aveva torto? Aveva effettivamente ragione. Questo è un articolo del New York Times di un po' di tempo fa, che dice: in India proprio queste tecniche con le reti neurali si sono analizzate tantissime immagini di retine, si è capito, si sapeva quelli che sono retinopatie mene, si è addestrate delle reti tanto potenti che adesso possono aiutare i dottori, anzi forse tanti dicono che sono ancora più bravi dei dottori, no? Quindi effettivamente aveva ragione Fei-Fei Li, però c'è ancora qualcosa che manca a queste reti. Ad esempio, io, se devo spiegare a un bambino che la prima foto che vedete lì è una giraffa, ho un modo di spiegargli: guarda che collo lungo che ha, e magari dico: guarda che l'ultima non è un cavallo perché ha le strisce bianche e nere, una zebra. Ma la rete neurale queste cose non le sa, perché la differenza fra una giraffa e una zebra è un valore in quel puntino giallo, che sono una miliardata di puntini gialli, che è 0,7 invece che 2,1, e non è una spiegazione. Quindi si dice che le reti neurali sono delle black box. E io quando vado dal dottore e mi dice: guarda che tu rischi di ammalarti di quella malattia, una spiegazione la vorrei. Ma l'intelligenza artificiale può solo analizzare immagini? No, può fare molto di più. Ad esempio, può creare delle cose? Sì, una tecnologia che ultimamente ha avuto molto successo sono le, non so se ne avete sentito parlare di questo, le GAN, no? Le Generative Adversarial Networks, le reti generative avversarie. Adesso vediamo perché si chiamano così. La figura sembra complicata, ma non la è. Quella parte rosa che lì c'è scritto discriminatore è una rete neurale come quella che abbiamo visto prima. E anche questa viene addestrata. Come viene addestrata? Con tantissime, ad esempio, immagini. Questa volta facciamo immagini di volti di persone. Poi c'è un'altra rete che è il generatore. Il generatore invece è una rete, vedete il rumore, genera immagini a casa, come quella fake image, uno sgorbio. E allora però il discriminatore viene addestrato per imparare, capisce benissimo la differenza fra le immagini di persone e quelle fake image, quelle immagini generate a casa. Ma a un certo punto il discriminatore, quando è stato ben addestrato, dice un po', in modo un po' superbo: io ho finito, no? Quindi sono molto bravo. Allora parte il generatore. Il generatore genera un'immagine a caso, ma la manda al discriminatore facendo finta, cerca di fregarlo, facendo finta che sia un'immagine di una persona. Ma il discriminatore, che è ben addestrato, dice: no, no, ragazzo, questa non è un'immagine di una persona. Ma gli dà anche una cosa, gli dà la distanza, quella che i tecnici chiamano la loss function, la funzione di perdita, di quanto ti sei sbagliato. E allora adesso inizia il generatore a imparare e a cercare di dargli immagini diminuendo sempre più quella distanza, fino ad arrivare a un punto, a una distanza tanto piccola che frega il discriminatore. Il discriminatore dice: sì, questa che hai generato è l'immagine di una persona. E guardate che cosa riesce a creare. Andiamo avanti, ecco. Queste sono persone che non esistono. Le ha create proprio l'intelligenza artificiale con quelle tecnologie.
Ora, se uno guarda bene, la ragazza ha gli occhi un po' strani, no? Quindi non è proprio perfetta, ma forse anche proprio il fatto che non è così perfetta che la rende ancora più vera. Quindi l'intelligenza artificiale può creare cose, ad esempio può creare quadri. Questo quadro non è stato dipinto da nessuno, è stato creato dall'intelligenza artificiale, da questa tecnica, e naturalmente è stato venduto a una cifra abbastanza interessante. Ma siamo ancora un po' distanti dai robot di cui parlava prima anche Cristina, che vanno lì e agiscono nel mondo. Allora i ricercatori di intelligenza artificiale hanno utilizzato queste tecnologie per creare qualcosa in più, per non solo capire le immagini, ma anche addestrare un'altra rete come quella che vedete sotto, che una volta che hai capito che hai davanti un predatore come quello che c'è lì, riesce anche ad addestrarsi a fare l'azione migliore. E se sono una preda, l'azione migliore è quella che c'è scritta lì: run away, scappa. Allora uno può pensare di fare un robot che in realtà è una preda che scappa davanti a un predatore, ma naturalmente può pensare di fare anche l'altra cosa, no? Di fare il predatore che azzanna la preda, e questo un po' più paura ce lo può fare. Tenete presente che questa tecnologia, che si chiama apprendimento con rinforzo, perché è proprio cercando di agire nel mondo che impara, questa tecnologia è esattamente quella che è stata utilizzata per sconfiggere il campione di Go. Go è un gioco molto difficile, la cui origine non è del tutto chiara, ma una delle ipotesi è che questa fosse una tecnica che utilizzavano i generali cinesi addirittura nel Medioevo, con delle mattonelle chiare, delle mattonelle scure, per pensare come attaccare l'avversario, come circondarlo. E da un gioco dove tu devi vincere contro l'avversario, innocuo, come Go, alla guerra, dove tu devi sconfiggere il nemico, il salto dopo tutto non è così lungo. Infatti il Pentagono ha svelato un po' di tempo fa, abbastanza recentemente, l'idea di un progetto dove loro da un aereo di combattimento lanciano dei piccoli droni che si autoregolano con delle tecniche di intelligenza artificiale per colpire meglio il nemico. E questo un po' paura la fa. E se pensate ai soldi che ci sono investiti in intelligenza artificiale in questo periodo, veramente questa può diventare una tecnica sempre sempre più potente nel bene e nel male. Ma allora, detto questo, cosa dobbiamo fare per il futuro? Dobbiamo essere tranquilli o dobbiamo essere pessimisti? Io credo che sia importante essere consci dei pericoli che porta l'intelligenza artificiale, per far sì di portarla verso un'intelligenza artificiale che fa del bene. Ad esempio, se noi pensiamo all'esempio di prima, a quella famosa black box che non spiega, un lavoro che si può fare, che stiamo facendo, ad esempio come ricerca in fondazione con i miei colleghi, cercare di rendere la scatola nera una scatola bianca che si spiega. E guardate con cosa lo facciamo, con la vecchia cara logica che piace tanto ai filosofi, no? Da Socrate in poi, perché la logica mi dà un modo, un modello per far sì di vincolare la rete nel modo che apprende e anche nel modo che può fare. E allora se si usa questo, si può cercare di fare dei sistemi che aiutano l'aereo mentre atterra a essere il più sicuro possibile, sappiamo che ce n'è molto bisogno, oppure a guidare un robot sotto il mare per controllare le tubature di un oleodotto in modo che non si spacchino e non lo inquinino. Ma per rimanere molto più vicini a noi, si può utilizzare l'intelligenza artificiale per aiutare i bambini ad andare a scuola a piedi, riducendo l'inquinamento delle macchine. E questa non è fantascienza, questa è una cosa che si fa. A Trento, in Trentino, ci sono un migliaio di bambini e 800 in Emilia-Romagna che stanno utilizzando questa tecnica. Oppure, questo è il mio ultimo esempio, far sì che tramite un atto medico un dottore esperto, ad esempio di diabete, invece di ordinare, di prescrivere una ricetta elettronica o cartacea che sia, prescriva un pezzo di software, prescriva un piccolo sistema di intelligenza artificiale che chi soffre di diabete se lo può scaricare nel proprio smartphone, nel proprio tablet, in modo da gestire nel modo migliore la malattia. 30 persone lo stanno utilizzando in Trentino in questo momento, ma il nostro piano è quello di farlo utilizzare a migliaia di persone. E mi piace
Ecco, una cosa importante che mi stavo dimenticando, in Trentino per una scelta chiara i dati che servono per addestrare questi sistemi di intelligenza artificiale non sono di Google, non sono di Facebook, non sono di Amazon, non sono della provincia autonoma di Trento, non sono della Fondazione Bruno Kessler, sono della persona, nel senso che la persona li può utilizzare per il suo bene. E per finire mi piace finire con questa frase, sempre del grande Stephen Hawking: l'intelligenza artificiale può essere una cosa meravigliosa o una cosa bruttissima, sta a noi a tutti noi, dai ricercatori, ai cittadini, a chi lavora nelle imprese, a chi lavora nei servizi pubblici, cercare di indirizzare l'intelligenza artificiale verso il bene. Grazie.